È un concetto così semplice. Più una cosa costa poco, più io sono attratto da essa. Il problema è che anche se costa poco e compri tanto, alla fine spendi comunque tanto. È una verità algebrica inequivocabile. Più melo meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non melo meno più. Ah, hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of I mercatini dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Credetemi che ho pensato al titolo di questo video per davvero tanto tempo. Il punto è che se vi facessi vedere la quantità stessa di roba che abbiamo qui, credetemi che effettivamente due conti me li farei. Il fattore è che veramente non ho speso un cazzo per tutta questa roba. Quindi direi di iniziare subito. Oggi iniziamo da una roba che credo di non aver mai mostrato qua sui mercati dell'usato. Che tra l'altro, usato, parentesi, più costa poco. Perché questa rubrica non è più solo sulle robe usate, ma anche sulle robe che costano veramente poco e io le acquisto al suddetto prezzo. Quindi oggi inizierei con un libro. Un libro che appena l'abbiamo visto, quindi non ero da solo, quindi potete non biasimarmi per questa scelta. Il playbook. Non ho bisogno di spiegazioni. Il vero libro di How I Met Your Mother. Alexa, scegli un numero da 31 a 171. Ecco un numero tra 31 e 171, 37. 37. La tecnica alla pagina 37 è il non berlo. Tasso di successo 45%. Quindi, siccome il primo articolo di oggi era un libro, continuerei con il cartaceo e vi voglio mostrare questi due bei malloppozzi, la guida di Super Mario Galaxy della Wii e la guida del Pokédex di Pokémon Sole e Luna. Questa, tra l'altro, è ancora incartata e non l'ho pagata veramente niente, il prezzo originale era 20 euro. Quella di Super Mario Galaxy pure non l'ho pagata nulla ed era già usata. Però, beh, effettivamente Mario Galaxy è un gioco abbastanza espanso, quindi penso che se mai mi perderò, questo è stato un ottimo acquisto. Continuando ancora sul cartaceo, qualcuno di voi ricorderà che al Modena Nerd mi hanno regalato il box della prima serie di Pokémon, La Grande Avventura. Bene, questo box mi ha veramente interessato e tant'è che per pochi euro ho deciso di continuare la lettura con il secondo e il terzo box. Oro, argento e cristallo, smeraldo, rubino e zaffiro. E questi due devo ancora leggerli, quindi l'ultimo oggetto cartaceo che abbiamo qui è questo diario. Questo diario che io stesso ho personalizzato con il logo di YouTube. Ora voi vi chiederete, perché hai comprato un diario? Questo è un diario 2022, quindi l'anno è già iniziato e non serve a niente agli studenti. Sapete quanto l'ho pagato? Un euro. E l'ho scelto perché era completamente bianco. E ho detto, ok, per quel prezzo ti prendo a prescindere, ma siccome il mio quaderno di YouTube Creator Day è quasi arrivato alla fine, ho deciso di comprarmi qualcos'altro per iniziare a scrivere altri video che ancora devo fare. Cosa bella che ho fatto è che appunto l'ho personalizzato io, gli ho messo un po' di quei 1500 adesivi che abbiamo e ho deciso, beh, rendiamolo mio anche all'interno. Sembro un quindicenne col suo primo diario di scuola. Dentro ancora io lo sono. Tra l'altro non ho scritto tantissime pagine ancora perché appunto c'ho ancora altri video scritti su questo quaderno. Però già i video che ho iniziato a scrivere qua dentro, fidatevi che molto presto arriveranno. Visto che molti di voi dicono sempre che in questi video di mercatini parlo per la maggior parte di videogiochi usati, un po' è vero? Allora vi faccio vedere qualcosa che non è proprio un videogioco, ma che ci si avvicina. Due puzzle 3D delle Pokéball Ultra Ball e Mega Ball. Queste purtroppo sono scatole vuote perché i due puzzle 3D già li ho montati. Questo è stato il mio primo esperimento con un puzzle 3D. Questo ovviamente è un livello base proprio perché tanto è una sfera, non è niente di complicato, però devo dire che l'effetto comunque è carino, soprattutto viste da lontano. Viste da lontano non vedi i pezzi del puzzle e dici bella, bella quella Pokéball. E tra l'altro non molti di voi lo sapranno, ma recentemente ho cambiato lavoro e neanche già la prima settimana mi hanno riempito di oggetti di ogni tipo, tra cui anche questi pezzi di plexiglass colorati e non. E ho pensato, ok, non so come usarli, ma li prendo.
Ora ho pensato, prendo una di queste due basi e ci metto sopra le due Pokéball, che l'effetto già è bellissimo di per sé. È una grandissima idea e direi di posizionarlo già dove stavano. Parlando sempre di oggetti che non sono videogiochi, ecco altri due portachiavi. Uno di Majora's Mask 3D e uno di Doctor Who. Questo qui già, probabilmente non si vede perché è sfocato, è lì. L'avevamo comprato una fiera senza la scatola. E ho detto, ok, mi piace tantissimo, però se lo trovo con la scatola, questo lo vado a mettere in collezione. Eccoli qua. Questo qua di Majora's Mask, tra l'altro, non l'ho pagato veramente nulla. Avrò pagato tipo 90 centesimi. E prima di arrivare effettivamente ai videogiochi, cosa che molti di voi sono interessati, passiamo a un altro sacchetto, al cui interno troviamo questi due oggetti. Il primo sono due controller della PS3 e li ho pagati 5 euro. Credo che non li volesse più nessuno, hanno detto ok, vendiamoli. E voi penserete, per 5 euro devono essere veramente scaccioni. Io vi dico no, perché sono della Xtreme, una marca che comunque fa componenti di videogiochi abbastanza decenti. Ma soprattutto, quando il mio vecchio controller della PS3 si è iniziato a rovinare, ho comprato anche io un altro controller della Xtreme per 10 euro uno solo. Avessi saputo al tempo che un giorno l'avrebbero messo a 5 euro, avrei detto ok, aspetto. Però effettivamente questo controller è molto buono, gli analogici sono buoni, i tasti sono reattivi, quindi devo dire che per... vabbè, lasciamo perdere questo che l'ho preso per necessità, che per 5 euro due controller comunque di una buona marca e comunque due buoni controller è stato un ottimo acquisto. Metti caso che non hai mai abbastanza controller o ti si rompono, eccoli qua di scorta. Mentre per un euro solo ho comprato i grip di 5 colori diversi: nero, blu, bianco, grigio e rosso. Apriamoli come si aprirebbe una busta di metanfetamina. Ecco qua. E visto che abbiamo già il controller bianco a portata di mano, ecco fatto. E sincero, io non mi riesco... non so perché la gente li apprezzi così tanto, ma a me sentire i cosini qua sotto il dito mi dà fastidio, mi dà fastidio. Però poi boh, magari alla fine sono meglio, non lo so, tanto costavano un euro. E ultima cosa presente in questo sacchetto, il film del Piccolo Principe. La storia del Piccolo Principe è veramente carina, ma soprattutto mia sorella la adora. Quindi questo è un regalo per lei. Tanto lo so che non starai guardando questo video, quindi posso parlarne tranquillamente. Quindi, continuando a parlare di film, ecco un altro malloppino di DVD. Il primo, Insidious l'ultima chiave. No, non l'abbiamo pagato 10 euro, ma 99 centesimi. Stessa cosa per questo, Il grande Gatsby, 99 centesimi, bel film. Questi tre li facciamo assieme: Quel bravo ragazzo, Omicidio all'italiana e On Air, storia di un successo. Lo Zoo di 105 per me nel mio cuore ha un posto importantissimo, quindi avere questi film mi rende molto felice. E infine Southburn, Autostrada per l'inferno. Questo film, ok, già lo immaginavo dalla copertina in cartone e dalla Midnight Factory che non sarebbe stato un capolavoro, però il concetto mi sembrava veramente figo e ho detto diamogli una possibilità per 99 centesimi, perché no? Concettualmente è un film veramente interessante, realizzato un po', non mi dispiacerebbe parlarne in un video appropriato. E ora passiamo dall'altra parte, non prima però di aver aggiunto un ultimo film. In un blockbuster, perché sì, esiste ancora un blockbuster dalle mie parti, ho comprato questi due giochi, Metal Gear e Monster Madness, a 5 euro tutte e due assieme. Ma per un euro a DVD, insieme a questi due, ho comprato Il Signore degli Anelli, tutti e tre nella scatola di cartone e la versione widescreen. Ok, magari voi direte, ma tanto è uscita la remaster e l'hanno fatto bellissimo, si vedono anche i peli del buco nel culo dei personaggi. Non me ne frega un cazzo, io li ho pagati un euro e sono in cartone, sono bellissimi da avere. Che tra l'altro Monster Madness sembra davvero interessante. E ora dobbiamo scegliere da che cosa partire. Abbiamo la 1, la 2, la 3 e la 4. Quindi, Alexa, scegli un numero da 1 a 4. Ecco un numero tra 1 e 4. 3. 3. Ok, ha scelto lei. Quindi andrei salendo da uno all'altro. Quindi, appunto, iniziamo dalla 3
e poi finiamo con il 2, che tra l'altro ha scelto il numero con meno giochi possibili. I primi due che vi presento sono Darkness 1 e 2. Questo è un gioco che già mi aveva prestato un mio compagno di classe. Non mi sembrava granché al tempo, però ho detto, l'ho trovato a pochi euro, lo prendo. Poi, poco dopo, ho trovato Darkness 2 e ho detto, sai cosa? Prendiamoli entrambi. Che tra l'altro, piccolo trivia, Darkness 1 io già ce l'avevo in collezione, solo che me l'ero scordato, quindi l'ho ricomprato a 5 euro in sostanza, solo che per fortuna questo è messo bene, quello che avevo io era totalmente rovinato, quindi l'ho messo nella pila delle cose da vendere. E a proposito di cose da vendere, questo prossimo gioco, uno mi è stato inviato da una ragazza su eBay, due l'avevo già comprato al tempo quando avevo preso la PS3, non mi aveva fatto impazzire ma concettualmente era fighissimo. Quindi ho pensato anni dopo, sai cosa, quel gioco lì effettivamente non era male, quasi quasi lo compro. Naughty Bear, un gioco in cui sei un orso di peluche in un mondo fatto di orsi di peluche, solo con un problema, tu sei uno psicopatico. Non ho bisogno di aggiungere altro, quel gioco concettualmente mi aveva veramente attirato, poi vabbè al tempo di meccanica non mi sembrava granché, però oggi sto rigiocando un sacco di giochi che pensavo non fossero granché e mi scopro di aver sbagliato. E tra l'altro questo gioco appunto nasconde una piccola storia. Contatto la ragazza che lo vende, me lo invia, il gioco non arriva, dopo 2 settimane le scrivo, guarda, il gioco non è arrivato, vabbè guarda, non importa, ho provato tutto quello che potevo, ti rimando i soldi. Il giorno dopo che mi ha mandato i soldi, le scrivo, guarda cos'è appena arrivato, no dai, non ci credo. Io e quella ragazza adesso siamo amici. Questi due giochi invece fanno sempre parte della DreamWorks e sì, li porteremo. Questo gioco però già ce l'avevo su PS2, solo che poi ho scoperto, esattamente come per Ratatouille, che esisteva anche la versione PS3. Ecco qui la versione PS3 di Mostri contro Alieni. Ora però mi sorge il dubbio, visto che la versione PS2 di Ratatouille mi avete detto che è diversa dalla versione PS3, voglio prima di giocarlo vedere se ci sono differenze. Se non ci sono differenze, puntiamo direttamente alla versione PS3. Mentre questo è l'ultimo pacchetto che è arrivato recentemente e al suo interno, appunto, vi ho detto, è un gioco DreamWorks ed è Megamind, la resa dei conti. Megamind era uno dei pochi film della DreamWorks che mi mancava da vedere. L'ho visto e ho pensato, ok, il film è bello, chissà com'è il gioco. Allora mi sono incuriosito, l'ho trovato a poco e ho detto prendiamolo. Tra l'altro è impellicolato nel cellophane, quello per il cibo. Ma cosa più incredibile è che per fare volume, vabbè, ha messo cartone e pezzi di giornale, ma mi ha messo il catalogo del mondo convenienza ancora impacchettato. Va bene, grazie. Quindi adesso, per logica, dalla 3 passiamo alla 4. Ecco, della 4 effettivamente qualcosa in più ce l'abbiamo. Ma vorrei partire da questi tre prima. Il primo è la Steelbook di Persona 5. L'ho trovata pochissimo online. Ho detto, ok, abbiamo Royal con l'edizione super figa. Voglio avere nella collezione anche la Steelbook di Persona 5. E il gioco, vabbè, già ce l'abbiamo. Però ho detto, porca miseria, non posso non averlo. Eccolo qua ora. Poi, appunto, se seguite il canale, saprete che sto portandovi World End With You. Questo è Neo The World End With You. E questo gioco è stato il mio punto di interesse per portare, appunto, il primo gioco sul canale. Perché ero davvero interessato a provare questo, ma volevo prima rigiocarmi totalmente il primo capitolo, perché sì, lo conosco, ma non so niente di quello che hanno aggiunto nella versione per Switch e due, sono passati veramente tanti anni e voglio avere tutta la base prima di iniziare questo. Poi abbiamo anche Kingdom Hearts Melody of Memory. Allora, quando hanno annunciato questo gioco, una parte di me era contenta, l'altra parte ha detto, no. Perché dico questo? È un gioco di Kingdom Hearts, lo adoro, bellissimo, ma come gioco musicale non lo riesco ad apprezzare. Io ho giocato veramente a molti giochi musicali, tra cui anche Osu, e Osu mi piace un sacco, ma Melody of Memory ha un sistema di gioco musicale che non riesco proprio a fare mio, non ce la faccio.
è un bel gioco, è un gioco di Kingdom Hearts, ma come gioco musicale non riesco a spingermi oltre, veramente, ed è un peccato. Ora, piccola carrellata di giochi che non sono costati veramente nulla o che comunque facevano parte di un'offerta. Tempo fa vi avevo già mostrato Chaos Child, uno dei pochissimi giochi che ho comprato a Londra quando sono andato lì in viaggio. Siamo qui a Londra, voglio comprarmi qualcosa come ricordino. E ho scelto questo perché costava di meno di tutto. Però per 5 euro ho trovato anche The Lost Child, che dovrebbe essere il prequel di Chaos Child, se non ho capito male. Poi, sempre per 5 euro, Shadow Awakening. L'ho scelto perché uno costava poco e due comunque sembrava un Diablo clone. Non tanto malvagio, l'ho provato, non è male, potrei darci un'occhiata più approfondita. Ma vorrei togliere i prezzi prima di questa offerta. Il prezzo prima di 10 euro era già 5 euro. Potete benissimo sapere chi l'ha messo questi prezzi. Ma prima di 5 euro questo gioco costava 17,98 euro. Mi chiedo se prima di questo c'era anche un altro prezzo. Altro gioco che ho scelto perché costava 5 euro e bene o male conosco la saga, Tou Gendo Rondo. Non so chi di voi conosce effettivamente Tou, ma è una serie di giochi che se non sei preparato, non sei assolutamente preparato. Però per 5 euro, fanculo, io sono preparato a tutto. Ed infine, per meno di 3 euro, Little Dragon Café e Armale Melo Special Edition. No, com'è che ti chiami tu? Armeglio, non lo so come ti devo chiamare. Però per 3 euro ho detto fanculo. Questo qua tra l'altro ho scoperto che in realtà sulla versione digitale, sia su Switch sia su console, costa un sacco. E ho detto vabbè, per 3 euro prendiamolo. Non è ancora finita la Play 4, perché poi a Natale mi è stato regalato in bundle Assassin's Creed Valhalla e Assassin's Creed Odyssey. Io sono un po' indietro con gli Assassin's Creed e non sono sicuro se posso giocarli effettivamente senza aver giocato quelli prima. Da quello che ho capito posso farlo tranquillamente. Da quello che voglio fare, vorrei rigiocarli, non ti dico in ordine, ma comunque vorrei giocarli un po' tutti. Questi altri due giochi li ho presi perché in bundle costavano molto meno che comprarli singolarmente. Quindi ho preso Untitled Goose Game e Dark Picture Man of Medan. E infine, gli ultimi due giochi PlayStation 4 che ho comprato e che sono ancora impacchettati, perché devo ancora decidermi quando giocarli, Scarlet Nexus e Immortal Phoenix Rising. Sì, ho detto che sono impacchettati, ma in realtà questo è aperto semplicemente perché c'era il codice da scaricare. Ho detto va bene, scarichiamolo. Però questi due giochi li voglio portare. Devo decidere chi prima e chi dopo, ma li portiamo tutti e due. E parlando di giochi ancora confezionati, passiamo dal 4 all'1, visto che dobbiamo rifare il giro. E appunto di giochi confezionati ho ancora il gioco delle Witch per il Game Boy Advance e Castlevania Lord of Shadow. E appunto, siccome il numero 1 era un agglomerato di giochi che non fanno parte della categoria PlayStation, ecco qui Kirby Adventure Wii. E continuando appunto con la Nintendo, ecco qui appunto The World End With You Final Remix. Astral Chain, gioco che abbiamo portato qui sul canale ma che purtroppo ho fermato perché ho visto che non interessava molti e sinceramente mi stava interessando all'inizio, poi mi ha fermato anche a me un attimino, però chissà mai che lo riprendiamo. Carrellata Pokémon, Pokémon Spada, Pokémon Diamante e Pokémon Leggende Arceus. Questo gioco l'ho preso al day one, ma vi dico il perché. Perché quando stava per uscire hanno fatto uscire un codice sconto che abbassava il prezzo di 20 euro. Ho detto ok, per quel prezzo forse posso prenderlo al day one. Non l'ho ancora finito, mi piace, ma non riesco ancora a trovare il tempo di finirlo. Mentre questo invece l'ho giocato per bene, Super Mario 3D All Star. Questo qui io lo avevo trovato a 5 euro, solo che ho detto ok, lo prendiamo perché avevo mezzo gioco della Switch, ho detto ok, voglio prendere qualche gioco a poco. Solo che arrivo alla cassa e non c'era. Allora dico vabbè dai, amen. Lo ritrovo a 99 centesimi e ho detto ok, forse è stato il destino che mi ha impedito di spendere soldi inutilmente. Cinemora X. Forse pagarlo 99 centesimi è stato veramente la scelta migliore. I prossimi due giochi, tra l'altro, ho appena scoperto, hanno la stessa dimensione di una custodia della Switch. Sono due giochi della PSP e sono due giochi di Ratchet & Clank. Agent Clank e Ratchet & Clank, l'altezza non conta. Ed infine, per concludere questo video,
passiamo alla 2, con gli ultimi titoli Disney e non che abbiamo acquistato. Con gli ultimi titoli Disney e non che abbiamo acquistato. Appunto, i primi tre sono Up, Cars e Cars la Coppa Internazionale. Non ho grande interesse per Cars, però appunto per il prezzo ed essendo giochi Disney ho detto voglio comprarli. Ed infine, gli ultimi due titoli, Onimusha 2 e Onimusha 3. Mi manca Onimusha 1, devo riuscire a trovarlo da qualche parte, ma sappiate che lo troverò. E con questo abbiamo finito. È stato un periodo di begli acquisti, effettivamente. Ho acquistato un bel po' di roba e la cosa interessante è che ho pagato tutto questo non molto. E sono una di quelle cose che mi rendono fiero di me stesso, perché io molto spesso mi sento in colpa di spendere dei soldi per alcune cose, però quando costano poco dico ok, non mi posso sentire in colpa per quel prezzo. Non lo so, magari sbaglio io. Però comunque io vi ringrazio per avermi seguito, come al solito. Se mi avete seguito, anche voi avete fatto qualche acquisto di usato o di cose che avete pagato poco, ditemelo sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.